Certo, non sul tratto di strada ricadente nel comune di Pasedini, ma per questo ci vuole conoscenza del territorio, dove si vive, almeno di sapere i confini. Invece, se si parla del tratto di strada che costeggia il fiume Fortore, è opportuno precisare che già la precedente amministrazione cercò di intervenire presso gli enti competenti per un intervento sulla strada che collega Castelvetri a Pasedini, ma ricevette come risposta l'impossibilità di intervenire in quanto il tracciato esistente, ormai impercorribile, risulta realizzato senza alcuna autorizzazione ed impossibile da autorizzare ricadendo nell'alveo del fiume Fortore. Semplicemente parlando di questa strada che non può essere aggiustata, e chi promette questo permette e promette il falso. E vi ricordo le condizioni in cui era la Piazza dei Martiri, per intenderci il monumento e la villa comunale. Sì, è vero, necessita di un intervento davvero importante e se deve esserci l'occasione per approfittare di un qualsiasi bando, provvedendo a presentare istanza, ora con piccole somme abbiamo tentato almeno di renderla utilizzabile. Inoltre, proprio in data 39-2021 è stato sottoscritto il verbale per l'inizio dei lavori con una ditta locale per la sistemazione della scalinata centrale. Saranno a breve eseguiti e già sono stati previsti in bilancio altri interventi di manutenzione sulle diverse strade cittadine, tipo sulla Monte Saraceno, sulla strada chiusa, sulla strada Torre ed altre strade. Vero, non sono interventi radicali, ma comunque volti a migliorare la transitabilità su dette e addette strade. Altri lavori pubblici, domande regolarmente presentate. Abbiamo partecipato al bando per la creazione di un centro d'accoglienza solitari anziani che prevede la ristrutturazione ex scuola media in località Calcinosco. Risulta infatti approvato il relativo progetto esecutivo nel corso dell'anno 2018. Il Comune ha altresì partecipato al bando pubblico per i programmi di intervento sulla viabilità regionale, finanziati con le risorse 2014-2020, di cui alla delibera CIPE 54 del 2016 per i comuni aventi popolazione inferiore a 2.000 abitanti, alla scadenza del bando 19 maggio del 2020. Il progetto esecutivo, approvato e regolarmente presentato, prevede la manutenzione della strada che collega la strada provinciale per Tufara con la strada provinciale per San Bartolomeo, per intenderci la strada Pozzo di Rocca, che passa davanti a Patuto Graziano, e la strada Frontale dei Salici. Quindi, non si può dire che non abbiamo presentato domande per ottenere finanziamenti. Altri lavori pubblici, domande regolarmente presentate e finanziate. Il problema del comune di Castelvetri in Val Fortore è che per ottenere i finanziamenti occorre presentare domande e per presentare le domande occorre avere i cosiddetti progetti esecutivi. Noi non abbiamo trovato una, ma dico una domanda presentata, né un progetto esecutivo. Quindi, oltre a presentare ed ottenere i finanziamenti per la strada provinciale Castelvetri-Decorato in corso di realizzazione, abbiamo presentato domande per lavori per la creazione di un centro di accoglienza anziani, scuola media, nel frattempo messo in atto la procedura per la concessione dei locali in via San Pietro per una casa albergo anziani, lavori per la sistemazione strada che collega la strada provinciale per Tufara con la strada provinciale per San Bartolomeo, lavori per interventi del campo polivalente di Colaforte e non si può mettere in dubbio quanto pubblicato dal Dipartimento dello Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, del fatto che il Comune di Castelvetri in Val Fortore ha avuto un progetto finanziato.
Con il comunicato del 6 settembre 2021 il Ministero dell'Interno ha dato avvio alla procedura per l'assegnazione nel 2021 dei contributi relativi ad opere pubbliche e messe in sicurezza degli edifici e del territorio, ed il Comune di Castelvetro in Valfortore è risultato beneficiario del contributo di 632.000 euro per la manutenzione straordinaria ed accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche per la scuola in piazza Dante. Certamente neanche per questo finanziamento è possibile mettere in dubbio quanto pubblicato dal Ministero dell'Interno. Non si può altresì mettere in dubbio il decreto dirigenziale numero 241 del 37/2021 che ha concesso al Comune di Castelvetro di Valfattore il finanziamento del piano di assestamento forestale, il PAF. Non si può altresì in dubbio mettere il Comune di Castelvetro di Valfattore, dove sono stati concessi i finanziamenti, nel senso sono arrivati soldi in comune, quindi ha pattato a diversi tecnici gli incarichi per progettazione ex casermetta forestale in via San Pietro, strada Monsignore Arossi, via Giardino, via Chiusa, via Noceto, via Torre, via Bebbiano, dietro la Orcia. Ora, qualsiasi siano i risultati di queste elezioni, chi amministrerà comunque se le ritroverà. Questa sarà la nostra eredità. E ancora, lo ripeto, il finanziamento per la strada provinciale per decorare, il finanziamento per il campo sportivo polivalente di Colaforte, il finanziamento per la scuola elementare in Piazza Dana, il finanziamento per il TAP e il taglio del bosco, domanda per il finanziamento della scuola media da adibire al centro d'accoglienza anziana, domanda per il finanziamento della strada di collegamento tra San Bartolomeo e Castelvetro Tufara, progetto per l'ex casermetta forestale in via San Pietro, progetti per via Chiusa, via Torre, via Noceto, via Giardino, via Monsignore Rossi e sistemazione della Morgia. Non meno importante, faccio notare che il Comune di Castelvetro in Valfortore, con note diverse già dal 2016, ha provveduto a informare sia la Regione sia la Provincia circa le condizioni delle strade verso Tufara e verso San Bartolomeo, e l'ente Provincia ha assicurato con una nota questo ente che a breve si provvederà ad appaltare i lavori per la sistemazione della strada provinciale verso San Bartolomeo e che per la strada provinciale verso Tufara sono in corso le procedure per il finanziamento dell'intervento. Guardia medica. È ricorso e ricordo che l'ASL più volte ha manifestato l'inadeguatezza dei locali prima adibiti a guardia medica alla via Municipio e pertanto questa amministrazione ha provveduto ad adeguare con una nuova sede presso il Comune, utilizzando e adibendo i vecchi locali in via Municipio a museo, e a breve anche questo sarà visitabile. Passo adesso la parola con la questione medico e medicina di base al candidato consigliere Luciano Maria Antonietta, che essendo della materia darà qualche chiarimento. Prego. Buonasera a tutti, sono Luciano Maria Antonietta, candidata nella lista numero 2 con capolista Gianfranco Mottola. Penso di non aver bisogno di tante presentazioni, essendomi impegnata con entusiasmo in qualsiasi attività sociale del nostro Paese, coprendo anche cariche come Presidente della Misericordia e Presidente della Proloco, e di aver dato, nel mio piccolo, il mio valido contributo. Lavoro come infermiera professionale dal 1987, dal 1991 presso la ASL di San Bartolomeo in Galdo e dal 2001, ossia da 20 anni, mi occupo dell'assistenza domiciliare agli anziani. Per tale motivo
Per ciò che riguarda la sanità locale, intendo rispondere io al dottor Giovanni Mucci e ai componenti della sua lista. Voglio fare solo due precisazioni. Uno riguarda la richiesta del medico di medicina generale. Due riguarda l'assistenza agli anziani. Innanzitutto intendo precisare, per quanto riguarda la richiesta del medico di medicina generale, che vi sono specifici procedimenti costituzionali di competenza della ASL e non del sindaco e dell'amministrazione comunale. Carissimi concittadini, il nostro sindaco Gianfranco Mottola si è fatto carico della situazione del medico di medicina generale esclusivamente per il bene di tutta la popolazione, perché aveva previsto questa spiacevole situazione. Quindi da subito si è attivato contattando di persona i vertici dell'ASL, e di tale situazione sicuramente era a conoscenza anche il nostro unico medico di medicina generale, che ha preferito, per sole scelte personalistiche, di assistere pazienti dei paesi limitrofi, trascurando inspiegabilmente l'assistenza ai propri compaesani. Quindi, a differenza del dottore Buccione e del dottore Cancora, a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, perché sin da subito hanno cercato di sopperire al nostro disagio, dottor Giovanni Mucci, chi altro avremmo dovuto nominare o ringraziare?